Carissimi amici del Festival, buon pomeriggio. Benvenuti in questo spazio Fast Conference del Festival. Oggi abbiamo il piacere di ospitare un partner d'eccezione con le loro belle e coinvolgenti testimonianze. E diamo subito inizio a questo nostro momento. Passo subito la parola a Sor Valeria per la presentazione del primo ospite in programma. A te, Sor Valeria. Ciao Alfonso, grazie, ben trovato a te, ben trovati a tutti in questo pomeriggio domenicale. Abbiamo subito con noi Fra Marco Valletta, che è un frate minore della provincia dei Frati Minori di Puglia Molise ed è il responsabile del mini shop francescano, mini shop che è stato inaugurato all'interno del convento della Madonna dei Martiri a Molfetta, in provincia di Bari, nel mese di settembre del 2020. Il mini shop francescano è un emporio solidale, strutturato come un vero e proprio mini market, che ha la finalità di distribuire generi alimentari e detergenti per la persona e per la casa, che sono stati danneggiati durante la movimentazione all'interno dei magazzini dei grossisti. E prodotti che sono prossimi alla scadenza. E allora con Fra Marco proviamo a conoscere più a fondo questa esperienza. Ciao Fra Marco e benvenuto tra noi. Ciao Sor Valeria, un caro saluto dalla Puglia dove il sole oggi splende. Grazie per averci dato l'opportunità di condividere questa esperienza che è in corso qui appunto a Molfetta attraverso il mini shop francescano a partire da circa un anno. Bene, allora Fra Marco, parto subito con la prima domanda. Mentre in Puglia c'è il sole, qui a Bologna sta diluviando, piove. Allora, raccontaci come nasce questa idea del mini shop francescano. Allora, l'idea del mini shop francescano nasce qui a Molfetta a seguito di una attenta analisi del territorio, nello specifico del territorio parrocchiale, nell'ambito del quale la parrocchia della Madonna dei Martiri si trova ad operare. Noi siamo arrivati qui a Molfetta circa 5 anni fa e ci siamo appunto resi conto che dovevamo un attimo recuperare quella che era la vocazione di questo luogo. Un luogo un po' particolare perché ci troviamo all'interno della Basilica di Molfetta dove viene venerata appunto la Madonna dei Martiri, che è la patrona. Quindi è un luogo dove dobbiamo cercare da una parte ovviamente di conservare quelle che sono le devozioni, tutto il devozionismo, appunto la tradizione popolare legata alla Madonna dei Martiri. Ecco, voi state vedendo adesso scorrere le immagini del mini shop francescano. Ve lo illustro un attimo. In realtà dovevamo vederle dopo. Se possiamo un attimo fermare queste immagini così possiamo procedere in maniera organica. Quindi vi dicevo, da una parte dobbiamo appunto dovevamo cercare di mantenere viva tutta la tradizione legata alla devozione della Madonna dei Martiri, però dall'altra parte dovevamo anche cercare di coniugare un attimo questi aspetti con quella che è la reale dimensione del territorio nel quale ci troviamo ad operare. Che nello specifico si tratta di un rione popolare, il rione Madonna dei Martiri, un rione che è stato concepito tantissimi anni fa secondo le logiche del passato, quindi realizzato non nella prospettiva dell'inclusione sociale di coloro che vivevano forti situazioni di disagio, ma nella prospettiva della cellula isolata dal contesto urbano, un po' come veniva appunto fatto per tutti quanti i rioni popolari realizzati tra gli anni 60 e gli anni 70. Rione che poi nel corso del tempo ovviamente adesso si trova ad essere inglobato all'interno di un contesto cittadino che si è andato appunto espandendo. E quindi ad un certo punto ci siamo resi conto che dovevamo farci prossimi a questi fratelli più piccoli attraverso la realizzazione non soltanto di un emporio solidale, che è appunto il mini shop francescano, ma anche attraverso tutta una serie di attività che ruotano attraverso lo stesso appunto emporio solidale, in termini di centro di ascolto, di luogo di consulenza medica, di consulenza psicologica, di consulenza legale. Un progetto che attualmente non è stato interamente realizzato. Abbiamo realizzato la parte appunto centrale, che è quella dell'emporio solidale del mini shop francescano, che è
è ovviamente finalizzata da una parte a sostenere economicamente le varie famiglie che si trovano in difficoltà all'interno del rione e dall'altra cercare un attimo di prendere contatti con loro, perché trattandosi di famiglie che vivono situazioni sociali fortemente drammatiche e degradate, di fatto, pur facendo parte del nostro territorio parrocchiale, non sono presenti nella vita comunitaria. E quindi il mini shop così diventa un mezzo per riallacciare i rapporti con loro, dargli un valido supporto dal punto di vista economico e dall'altra parte cercare appunto di dar vita alle attività di ascolto e di supporto di cui vi ho parlato poc'anzi. Benissimo, grazie Fra Marco, grazie per averci presentato in maniera ampia la vostra esperienza, questa esperienza che è esperienza di prossimità e che sicuramente rientra, no? È un'esperienza di economia inclusiva, è un'esperienza che vi permette di, che permette di dare dignità ai poveri leggendo il territorio. Allora provo a chiederti qual è l'esperienza diretta della vostra realtà e come è organizzato il mini shop. L'esperienza diretta è la seguente: il mini shop è stato voluto all'interno del chiostro, come vedremo poi nelle immagini che scorreranno alla fine di questa intervista, e quindi abbiamo voluto un attimo recuperare questa dimensione del chiostro come luogo di preghiera d'eccellenza, perché come ben sappiamo il chiostro è il luogo appunto di incontro tra il cielo e la terra, quindi il luogo di preghiera che diventa azione attraverso appunto il mini shop. Il mini shop si trova all'interno di alcuni ambienti che abbiamo ritagliato, che si affacciano appunto sul chiostro del convento Madonna dei Martiri, ed è strutturato in tre piccoli reparti: un reparto dedicato ai prodotti per l'igiene della casa e l'igiene personale e altri due reparti che sono invece dedicati ai generi alimentari di primaria importanza, di prima necessità. L'obiettivo qual è? È quello ovviamente di dare dignità a coloro che vivono nel bisogno, non consegnando più il solito e classico pacco contenente generi alimentari di vario tipo, ma dando loro la possibilità di entrare in uno spazio che, come vedrete, si è bloccato il video. Non so se riusciamo a ripristinare la connessione con Fra Marco. Nel frattempo vi ricordo che troverete le Fast Conference che abbiamo presentato in questi giorni, a partire da giovedì, sul sito del Festival Francescano. Potete riascoltare tutti i relatori. Vi ricordo anche che per chi ha il piacere di avere notizie e aggiornamenti dal festival. Ok, stiamo provando a ripristinare la connessione. Vi dicevo che chi vuole può iscriversi alla newsletter sempre sul sito del festival per avere tutte le informazioni e gli aggiornamenti. Un attimo di pazienza. Ok, allora nell'attesa di ripristinare la connessione con Fra Marco passerei la parola ad Alfonso per la prossima Fast Conference. A te Alfonso.
Sì, grazie Sol Valera, eccoci. Purtroppo le difficoltà della diretta. Abbiamo con noi Zebenay, di nazionalità etiope, in Italia dal 2000. Ha studiato come mediatore di conflitti e operatore di pace internazionale, presso l'Università di Bologna. Lavora da anni nel mondo della scuola, oggi è docente di religione. È presidente dell'Associazione Amici dell'Etiopia, che è nata nel 2011 con lo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche economiche, sociali e ambientali in via di sviluppo, in modo speciale dell'Etiopia. Oggi vogliamo ricordare insieme a lui la figura e l'impegno sociale di Agitu, pastora imprenditrice, fiera e coraggiosa, venuta in Italia dall'Etiopia. Per portare avanti i suoi progetti di accoglienza, di sviluppo, di solidarietà, attraverso l'allevamento di capre mochene minacciate dall'estinzione. Ricordo agli amici del festival che nel 2020 doveva essere nostra ospite, e poi per vari motivi non è stata presente, e purtroppo il 29 dicembre del 2020, solo all'età di 42 anni, a Frassilongo è stata uccisa. A lei il nostro omaggio attraverso la testimonianza di Zebenay. È qui con noi, benvenuto Zebenay. A te la parola. Bentrovati, grazie, grazie per l'occasione soprattutto di Festival Francescano. E io nei miei passati facevo parte di Francescano, quindi amo il San Francesco d'Assisi. Oggi è testimoniare della nostra sorella che abbiamo perso l'anno scorso. È una ragazza coraggiosa, una ragazza. E ha gli obiettivi ben chiari, è sognatrice e cittadina del mondo. Agitu è una pastore imprenditrice fiera e coraggiosa, è venuta in Italia per migliorare la sua vita, anche combattere per diritti umani. L'Agitu si impegnava per tanti settori, non solo imprenditorialità, anche per costruire un mondo migliore, come accoglienza, solidarietà internazionale, di recupero del territorio alpino attraverso l'allevamento delle capre mochene che hanno perso radice, ha recuperato soprattutto gli spazi persi, ha dato la vita. Quindi oggi nella mia testimonianza principale portare avanti l'impegno di Agitu. Agitu è davvero una ragazza non paragonerei con nessuno. E la produzione economica che porta avanti soprattutto con la cultura, ambiente sociale che porta avanti suo, che oggi sogniamo noi di portare avanti il suo sogno. Noi ancora chiediamo di valorizzare i prodotti agroalimentari biologici stagionali che ha prodotto e sta prod aveva prodotto, ha iniziato di fare, e anche i valori aggiuntivo. Una ragazza partita dall'Etiopia è diventata anche cittadina italiana. Quindi la comunità deve accogliere il diverso di sé e amarlo. Questo davvero i principi di Agitu ha insegnato da portare avanti a noi. L'Agitu è esempio di cittadinanza attiva, ama la libertà, cultura, eventi culturali, imprenditorialità,
condivisioni, rispetto e salute. Questi sono i suoi, direi anche, slogan che porta avanti Agitu. E poi ci sono anche le sfide saper mantenere le aggregazioni di queste persone, riunirle per poter valorizzare, dare il valore. Agitu è una ragazza coraggiosa e amica di tutti, quindi anche i suoi progetti che al di là del livello economico, anche di umanità, essere amico. Questo, quindi non perdere enorme energia che aveva di Agitu. Quindi Agitu non faccio fatica di paragonare con altri. Alle volte chiamano il modello della integrazione. Lei più di modello dell'integrazione. Agitu è cittadina italiana, etiope, ha davvero valore aggiuntivo, ha qualcosa in più. La tua storia e quella di Agitu hanno punti in comune: la terra di origine, l'esperienza di studio in Italia, l'impegno per il sociale. Come vi siete conosciuti e cosa ci puoi raccontare del tuo sogno che con fatica e determinazione stava realizzando in Trentino? Beh, paragonare con Agitu è difficile. Agitu ha una marcia in più. È vero che sono di Etiopia, sono nato a Wolaita, un paese ancora vive nella carestia, nella povertà. Agitu è anche vissuto, lei è nata in Addis Abeba, è una zona Mandida che si chiama. E quindi abbiamo qualcosa in comune e sognare il costruire il mondo migliore. Questo abbiamo in comune. Agitu l'ho conosciuta quando lavorava in un bar Amori, un bar centro storico Amori. Lì Agitu non è una che parla tanto di sé, è molto limitata. Io il primo giorno ho conosciuto e mi ha detto sei etiope, ho detto. Lei mi ha risposto sì, però sono di origine americana, mi ha detto. Allora io da lì ho capito che non vuole dire tanto di sé, anche perché lei era attivista di land grabbing contro del governo. In quell'epoca che c'era i Pedri di Meles Zenawi e portava avanti anche come impegno di attivista. E questi, quindi ogni tanto parliamo tantissimo su questo argomento. Alcune volte le nostre idee sono diverse, ma Agitu è una ragazza davvero coraggiosa. Quando crede su un argomento sempre va avanti, non può mai mollare, quindi fa fatica. E quindi ci ha lasciato come la nostra associazione da 2010, da 2011 impegnato nella cooperazione internazionale, e quindi ogni tanto ci aiuta anche con i consigli. Quindi anche quando facciamo i progetti ci aiuta nei consigli, meglio che fate così anziché fare questo. E questi sono ricordi di Agitu. Quindi io porterò avanti i suoi impegni nel mio piccolo, nella nostra associazione. E non solo in Italia, anche in Etiopia sarai contento e viene nominato il nome di Agitu. Sì, la comunità
Etiope di Trento, della regione sud, questa violenza assurda. E cosa state facendo per dare un futuro al progetto della Capra Felice? Guardi, la comunità etiope non solo del Trentino Alto Adige, ma tutta l'Italia, in questo momento, proprio il giorno della perdita di Aghitu, siamo riuniti, rinati, riconosciuti, anche perché tutta l'Etiopia ha avuto un grande dolore, una violenza assurda, una cieca con dolore grande che abbiamo subito dalla mancanza di Aghitu, e stiamo facendo per dare il futuro sia al suo progetto Capre Felice sia anche integrazione o interazione. Soprattutto quando parliamo dell'integrazione, l'integrazione non è soltanto da uno che viene da fuori, ma soprattutto quello che viene fuori bussa alla nostra porta e noi dobbiamo saper aprire la porta. Anche perché quando uno bussa alla porta, se non apro io, non potrà mai entrare a casa mia. Quindi nell'integrazione, integrazione funziona reciprocamente. Io busso la porta e te che apri. Quindi lì che funziona. Quindi la comunità etiope in Italia siamo molto impegnati, grazie all'ambasciatrice etiope in Italia, a Roma, soprattutto anche con loro stiamo lavorando tantissimo. Come avete visto, il giorno funerale è diventato funerale dello Stato, quindi l'Etiopia non lascia fuori, anche perché se anche siamo cittadini italiani e siamo anche etiope. Quindi noi come comunità etiope in Trentino soprattutto portare avanti i suoi progetti, memoria di antichi saperi e manualità di Aghitu, portare avanti l'immigrazione e Etiopia, avere gancio. Soprattutto la ringrazio il sindaco di Trento, davvero sta lavorando, è impegnato anche su questo settore, anche con la provincia di Trento. Porteremo soprattutto avere un gemellaggio tra Etiopia e Trento. Anche questo sarà un simbolo di Aghitu che stiamo sognando di portare avanti. Stiamo organizzando eventi non solo a Trento, anche in Italia, in tutta l'Italia, a nome di Aghitu. Ci sono tantissimi amici e associazioni che hanno fatto diversi eventi sociali, culturali. E io in quest'anno, dalla perdita di Aghitu, mi sono limitato a fare davvero sensibilizzazione ancora. E sento davvero tanto male di Aghitu, ma dopo un anno, sicuramente dopo dicembre, ripartirò con il suo nome, i suoi progetti, e anche noi come associazione Amici dell'Etiopia, siamo il terzo settore ONLUS, ODV, quindi porteremo il nome di Aghitu. Ci sono alcune associazioni che hanno anche dato borsa di studio a nome di Aghitu. I premi che hanno dato a nome di Aghitu, ci sono tante persone che sono sensibilizzati, ma noi come associazioni abbiamo deciso solo quest'anno stare un po', anche questa viene dalla cultura etiope. Cultura etiope, quando una persona, quando perde una persona, chiamare, nome, riflettere, dire tante cose.
aspettiamo un po' il dolore della famiglia, delle sorelle, dei parenti, di tutti quanti. Quindi abbiamo l'intenzione di partire da prossimo anno proprio con i suoi progetti che sogniamo che noi abbiamo, vogliamo realizzare in Etiopia. Sì, grazie Zebenay. Ci hai già detto in modo particolare la vostra attenzione, l'attenzione dell'associazione al fenomeno dell'immigrazione, quindi utilizzare, tra virgolette, no, purtroppo questa esperienza tragica per tirare fuori il bello e tutto ciò, e quanto c'è di buono nel fenomeno dell'immigrazione. Ma ci poniamo un'ultima domanda che dal tuo punto di vista privilegiato, proprio come ponte tra due culture così antiche e così ricche, senti di suggerirci alcuni gesti e azioni concrete che rendono il mondo un po' più di tutti, che poi è il filone del nostro Festival 2021. Ecco, ci aiuti su questo aspetto, grazie. E sono davvero fortunato avere multiculturalità, interreligiosità, anche multilinguismo. Questo è un valore aggiuntivo, soprattutto. E come sapete, quando si parla l'Africa, parliamo l'Africa povera. Ma l'Africa non è povera. Quando parliamo l'Africa, 54 stati membri. Ci sono 90% platinum del mondo, 75% di coltan, soprattutto tongo. Ci sono tante altre cose. Quindi questa ricchezza, valorizzare, soprattutto anche noi viviamo all'estero in Italia, dobbiamo cercare di vivere insieme, condividere quello che abbiamo noi, ma senza essere egoisti. Stamattina leggo una mia, Papa Francesco diceva: verso un noi sempre più grande, cioè noi stiamo correndo il mondo consumismo, il mondo egoismo. Condividere un pane insieme. È questo che abbiamo bisogno. Da lì che partiamo. Oggi dire il Vangelo senza praticare è inutile. È inutile. E oggi il fame, la miseria, sapete meglio di me. Alle volte anche bisogna fare molta attenzione di aiuti internazionali. Gli aiuti internazionali come aiuti l'Africa che prende dalle Nazioni Unite 30 miliardi di dollari all'anno, ma gli stessi paesi donatori prelevano dall'Africa 190 miliardi. Sono davvero tanti. Allora cosa dico io da cittadino, da semplice uomo? Per l'Africa serve la formazione, serve, ci sono le risorse, i giovani che non hanno bisogno tanto, c'è la gioventù che ha bisogno lavoro, questo bisogna costruire. E poi il problema della fame, sono tantissimo. Oggi 800 miliardi di tonnellate buttiamo via, sono tanti. C'è cibo per tutti, non bisogna produrre un altro, ma non sprecare, utilizzare il cibo, quello che abbiamo. Quando sprechiamo un cibo, il cibo, indirettamente sprechiamo l'acqua, indirettamente sprechiamo anche, inquiniamo l'aria in cui ispiriamo. Ecco, lì bisogna puntare tantissimo. Grazie, grazie Zebenay, grazie per questa bella e coinvolgente testimonianza per tenere viva la memoria e soprattutto ci hai dato veramente uno slancio di speranza per la costruzione appunto di una civiltà nuova, no? Da questo punto di vista. Quindi grazie davvero e ci rivedremo presto. La parola a Sor Grazie, Valeria, grazie a prego voi. Sor Valeria. Grazie.
Benissimo, proviamo ora a recuperare la connessione con Fra Marco, che credo sia con noi. Ciao, ecco, Sor Valeria, Marco, proviamo, vediamo se ci riusciamo. Sì, proviamo a ripartire e chiedo al tecnico di mandare il video, così intanto ci racconti un po' come è organizzato il mini shop. Perfetto, ci siamo lasciati proprio su questo aspetto che riguarda l'organizzazione del mini shop e mi riallaccio anche a quanto abbiamo appena ascoltato, no? Dobbiamo evitare sprechi alimentari perché di fatto c'è cibo in abbondanza per tutti ed è questa la logica che muove un po' il mini shop francescano. Noi ci occupiamo della raccolta presso i supermercati attraverso degli accordi che ci uniscono con i principali grossisti della zona, ci occupiamo della raccolta periodica ogni 15 giorni di tutti quegli alimenti che diversamente verrebbero distrutti perché danneggiati a seguito della movimentazione all'interno degli stessi supermercati o dei magazzini di stoccaggio. Quindi capita di frequente che possono semplicemente danneggiarsi i tappi delle confezioni o si danneggiano le etichette degli stessi prodotti, o per quanto riguarda ad esempio i prodotti che riguardano l'igiene della casa o l'igiene personale, arriva una valanga di detersivo che è stato appunto danneggiato, di fustini che si rompono e non possono essere più venduti, tutta merce che diversamente finirebbe distrutta. Quindi noi ogni 15 giorni facciamo un giro attraverso questi grossisti e questi supermercati che sono legati a noi, raccogliamo tutta quanta la merce danneggiata, non più vendibile, ma integra di fatto, raccogliamo tutti i prodotti prossimi alla scadenza, li portiamo qui presso la nostra sede del Convento Madonna dei Martiri, dove oltre al mini shop francescano abbiamo dei depositi di stoccaggio di questa merce viene tutta quanta accuratamente controllata. Gli alimenti che possono essere riutilizzati in quanto integri li andiamo a catalogare sulla base delle date di scadenza. I detersivi li andiamo a miscelare nuovamente sulla base di quella che è la marca di appartenenza e il prodotto in questione, vengono messi all'interno dei fusti e distribuiti come detersivi alla spina. Tutta questa merce risistemata, ripulita, alla quale ridiamo dignità, finisce appunto sugli scaffali del mini shop francescano e viene distribuita ai nostri utenti che complessivamente rappresentano all'incirca, stiamo parlando di 40 famiglie per un totale di 90 utenti, hanno la possibilità di accedere allo shop come se fosse un qualsiasi supermercato, dove trovano tutta questa merce dignitosamente sistemata e sulla base di un meccanismo appunto di scheda appunti possono nell'arco del mese acquistare ciò che è effettivamente di loro necessità. Ridiamo quindi dignità a loro che non ricevono più il solito pacco contenente alimenti o generi di altro tipo che in realtà non gli servono e ridiamo dignità a questa merce che diversamente andrebbe persa. Grazie Fra Marco, è bellissimo questo gesto, no? Questo gesto che va dal dare dignità a ciò che andrebbe buttato e a dare dignità a tutte le persone che hanno bisogno, no? Nella lettura, come dicevamo all'inizio della nostra Fast Conference, dare ascolto appunto al territorio in cui siete. Mi chiedevo, e ci piace chiedervi, come in questo tempo di pandemia avete vissuto la realtà del mini shop francescano, no? Che risvolto ha avuto la pandemia su tutto questo e come siete stati segno di economia gentile con i vostri poveri. Allora, di fatto il mini shop francescano ha preso il volo proprio durante il periodo della pandemia. Quando abbiamo iniziato il nostro collegamento, tu hai sottolineato che di fatto questa attività presente all'interno del chiosco della Madonna dei Martiri è stata inaugurata un anno fa, stiamo parlando di settembre dell'anno scorso, ma il mini shop francescano ha iniziato il suo percorso proprio durante i mesi della pandemia. Noi eravamo prossimi all'inaugurazione, nel mese di marzo ci siamo ritrovati tutti quanti
quanti in piena pandemia, ed è proprio lì che abbiamo capito che in realtà dovevamo iniziare ad operare, perché c'erano delle famiglie che avevano bisogno di un supporto non indifferente dal punto di vista economico, perché come tutti quanti ben sappiamo, soprattutto coloro che appartengono a classi di ceto sociale particolarmente disagiate, con la pandemia si sono ritrovati a vivere situazioni economiche veramente molto gravose. E così abbiamo iniziato a lavorare con il mini shop francescano, ovviamente rispettando quelle che erano le normative finalizzate alla diffusione del virus, quindi ad esempio consegnando la spesa a casa, contattandoli telefonicamente, quindi la spesa la facevano telefonicamente, venivano preparate le buste e poi da alcuni nostri volontari distribuite direttamente all'interno dei portoni. Altre volte, quando tutto ciò diventava gravoso perché magari arrivava molta merce, provvedevamo alla distribuzione di questi generi alimentari in ambiente aperto, onde evitare appunto di favorire la propagazione del coronavirus. Benissimo, quindi la pandemia non ha fermato la vostra azione di bene, non ha fermato il vostro farvi prossimi ai poveri che avete accanto a voi. In un'ultima battuta finale, chiederei al tecnico di mandare le immagini del mini shop, così proviamo brevemente ad entrare nel mini shop mentre Fra Marco tu ce lo descrivi. Ti chiederei poi in una battuta finale azioni e gesti concreti che possono contribuire perché il mondo sia un po' più di tutti. Benissimo, ecco, queste immagini che stiamo vedendo riguardano proprio i locali del nostro Emporio Solidale, il mini shop francescano, che ricordo fra l'altro è un'attività fortemente voluta e sostenuta dalla nostra provincia di San Michele Arcangelo e dei Frati Minori di Puglia e Molise. Come vi dicevo all'inizio del collegamento, parliamo di tre ambienti. Il primo ambiente, come state vedendo appunto da queste immagini, è dedicato a quelli che sono i prodotti per l'igiene personale e per l'igiene appunto della casa. Da questo primo ambiente, dove c'è una specie di cassa all'interno appunto di questo computer, conserviamo i dati delle famiglie che accedono allo shop e quindi la cosiddetta scheda virtuale dei punti che possono spendere all'interno dello shop, che si chiamano denari francescani. Ogni prodotto vale un certo numero di punti in base a quello che è il prezzo di mercato. Generalmente un punto corrisponde, un denaro francescano corrisponde ad un euro. Ecco che passiamo invece al secondo reparto, che è quello dei generi alimentari di prima necessità, pasta, olio, riso. Abbiamo anche due frigoriferi che ci permettono la conservazione e la distribuzione dei prodotti freschi. Come vedete, tutta quanta la merce presente sugli scaffali è tutta merce alla quale è stata data dignità, è tutta merce che diversamente sarebbe andata sprecata, e tutto ciò lo realizziamo attraverso accordi realizzati con piccoli distributori locali. Pensate a quanta merce in realtà viene gettata da parte delle multinazionali, che in realtà potrebbe veramente essere riutilizzata, rimessa appunto tra virgolette sul mercato per dare dignità a chi vive in profonda difficoltà. Vedete i prodotti per la prima colazione, lo zucchero, il caffè, e da questo ambiente si accede al terzo ed ultimo ambiente. Vedete un silos in acciaio lì a destra. Dovete sapere che abbiamo anche ripreso l'antica tradizione francescana della questua dell'olio. Noi, durante il periodo della raccolta appunto delle olive, che come ben sapete sta per iniziare, distribuiamo nei frantoi vicini al nostro convento questi silos in acciaio, dove i contadini che vanno a molire le olive possono, quando vanno a ritirare l'olio, donare un bicchiere del loro olio, e così possiamo non far mancare ai nostri poveri questo importante alimento che appartiene alla dieta mediterranea. E in quest'ultimo reparto poi troviamo appunto conserve di varia natura e altri prodotti che riguardano sempre la casa, tutto sistemato come vedete con grande dignità. Un piccolo spazio dove chi ha la possibilità appunto di entrarvi sicuramente non si sente in difficoltà, ma anzi ritrova la dignità persa. Bene, grazie Fra Marco, grazie per averci dato la possibilità di entrare nel mini shop francescano, per averci fatto comprendere concretamente
questa azione di bene, questa azione di dignità che vivete lì sul territorio di Molfetta. Grazie per questa azione che direi è non solo di inclusione, ma di reciprocità con il prossimo. Esatto, riguardo l'ultima domanda che mi hai posto, che è quella del Una festival, una battuta battuta finalissima perché siamo in velocissima. ritardo. Quando me l'hai posta mi hai fatto sorridere, perché in realtà non c'è da pensare a grandi strategie. Dovremmo tutti quanti, prima di andare a letto la sera, rileggerci il versetto 32 del capitolo 4 degli Atti degli Apostoli. Vivere tutto ciò che ci viene donato dal Signore come bene comune in spirito di condivisione, perché ci crediamo realmente. Pace e bene. Grazie, grazie Fran Marco. E adesso io vi presento Maria e Giovanni che sono con noi, che lavorando la terra e producendo ortaggi e rabarbaro, sperimentano una via alternativa. Desiderano scoprire se è possibile fare un lavoro che abbia un impatto positivo sull'ambiente circostante, in collaborazione con la natura, che ponga al centro la famiglia e i rapporti umani e che sia un buon esempio per gli altri. Maria e Giovanni, benvenuti. Grazie, mi sentite? Sì, vedo solo te, Maria, ci sei tu? Ok. Sì, ci sono solo io. Giovanni vi saluta. Faccio la Ok. parte di voi oggi. Benissimo, allora parto subito con la prima domanda e ti chiedo subito che cos'è il progetto Res Nature. Res Nature è la nostra piccola azienda agricola che abbiamo iniziato gradualmente 8 anni fa, quando siamo sopra le montagne di Lecco, siamo in montagna, siamo sopra Lecco, a 600 metri, non in alta montagna. E come dicevi, appunto facciamo ortaggi e rabarbaro. Una piccola nota sul rabarbaro: non è quello che tutti hanno in mente delle caramelle, dei liquori, non è amaro, ma è un tipo di rabarbaro che è molto utilizzato nel nord Europa, in Inghilterra, in Francia, in Germania, anche in Svizzera e nelle nostre Alpi. È un gusto aspro che sa di prugna, di mela verde, si utilizza tanto nei dolci, nelle marmellate, ma anche con il salato, è ottimo con le carni grasse, per i formaggi. Solo per dire, perché sennò alla parola rabarbaro non ci capiamo. Questo è quello che facciamo. Abbiamo iniziato appunto 8 anni fa, gradualmente, ci siamo conosciuti all'Università Agraria, e Giovanni è appassionato di produzione di piante, e io di cucina, per cui abbiamo iniziato molto spontaneamente nella ricerca delle piante a selezionare quelle che ci interessavano di più anche dal punto di vista culinario. Questa è in molta sintesi quello che facciamo. Benissimo, e quali sono le fatiche e le gioie che avete incontrato in questo percorso? Allora, partiamo dalle gioie. La cosa più bella è poter seguire, sicuramente poter lavorare e seguire la propria passione, che non è scontato. La passione ci siamo resi conto che è proprio data, è una cosa che ci siamo trovati addosso, che non potevamo ignorare. E la cosa più bella è scoprire che questa passione può essere anche utile ad altri, non è una cosa fine a se stessa che piace solo a noi. La bellezza di questo lavoro, del lavoro con la natura, che è una scoperta, e essere continuamente a contatto con la vita che nasce dal seme, pochi giorni, vedere la pianta crescere, i Conci, io frutti. non sento niente, se mi dici di abbassare un po'. Prego, prego, Maria. È molto bello anche lavorare a contatto con la natura, ti permette di osservare i ritmi che sono quelli della natura, non ci puoi fare niente, puoi solo osservare e agire di conseguenza. Questo è molto educativo. Anche l'attesa che la natura ti impone. Invece, le principali fatiche che incontriamo sono il dover sempre, sempre ricalibrare la strada.
Questo appunto perché da una parte perché abbiamo a che fare con la natura, che quindi il giorno che piove non puoi fare il lavoro che pensavi di fare, la stagione non inizia quando tu pensi che inizi, inizia se piove, se c'è freddo, se non arriva il sole, ovviamente queste cose sono chiare. Anche ovviamente avere a che fare con dei clienti ti impone appunto di dover stare non solo a quello che hai in mente tu, ma a quello che hanno bisogno le persone con cui ti interfacci, e anche il fatto che dobbiamo sempre ricalibrare, anche perché siamo io e mio marito, per cui la nostra azienda è molto legata a quello che succede alla nostra famiglia. Per cui quest'anno è nato il nostro secondogenito, è nato fortemente prematuro, e in anticipo di 3 mesi, per cui il nostro lavoro è assolutamente condizionato ovviamente da questo evento che è successo nella nostra famiglia. Ma insomma, fa parte delle fatiche, ma fa parte anche della bellezza di imparare a gestire queste cose. E un po' ricalibriamo non solo perché cioè facciamo un lavoro con la natura, ma anche perché abbiamo un certo grado di inesperienza, abbiamo iniziato dal nulla, ci siamo messi in questa attività e quindi dobbiamo proprio imparare tanto anche a chiedere a chi invece ne sa di più, sia di coltivazione, ma anche di marketing, di distribuzione, di tutto, di qualsiasi cosa. E un'altra piccola e importante fatica è il lavoro che noi facciamo, si svolge in montagna, per cui tutto legato alla stagione molto più corta, è molto più faticoso ovviamente lavorare i terreni, però questo è anche oggettivamente un vantaggio per alcune cose che poi magari vi dico meglio. Una fatica è anche una gioia, è anche i ritmi, cioè i ritmi, come ci dicevamo, sono quelli della natura, che è molto bello. È più a misura d'uomo, diciamo, non è un lavoro alienante che si svolge sempre all'interno di un ufficio, che può essere alienante, però un'attività in proprio ti impone di non avere confini di tempo, per cui alla sera sei sempre lì. I miei clienti lo sanno, poverini, che ricevono WhatsApp alle 2 di notte perché è il momento in cui posso lavorare. E alla domenica si lavora, sabato e la domenica è così. Grazie Maria, ci stai dicendo che siete pienamente immersi nel ritmo della natura e che è la natura, no, che accompagna il viaggio di questa vostra esperienza. È bella questa tua condivisione sull'educazione che la natura stessa ci insegna. Credo che ci siano due parole, no, chiave, che sono il rispetto e la ricerca, no, che appartengono al vostro progetto. Come queste parole rappresentano la vostra esperienza? Diciamo che rispetto e ricerca sono due parole che desideriamo che caratterizzino le nostre vite, a prescindere dal nostro lavoro, e quindi di conseguenza si riversano nel nostro lavoro. Desideriamo entrare in punta di piedi nell'ambiente che iniziamo a coltivare, per cui non fare terra bruciata nel suolo di microfauna, di microflora, iniziando a fare trattamenti, cerchiamo di entrare molto in punta di piedi, per cui diciamo che vanno a braccetto il rispetto alla ricerca. Il rispetto che desideriamo avere per l'ambiente naturale in cui siamo ci impone una ricerca di nuovi metodi di coltivazione, metodi di coltivazione più rispettosi, evitiamo qualsiasi tipo di trattamento, riduciamo al minimo gli interventi con macchinari con strumenti fossili, per cui utilizziamo dei macchinari tecnologici ma magari manuali. Ovviamente su una scala che noi riusciamo a lavorare, cioè lavoriamo su una piccola scala, su quello che riusciamo a fare noi in famiglia. Ad esempio, è una continua ricerca anche sugli imballaggi, su tutto, e una cosa molto importante a cui pian pianino stiamo arrivando è anche affinare a chi vogliamo proporci, come vogliamo proporci. In sintesi, noi cosa abbiamo deciso di fare? Invece che fare come avevamo iniziato,
aprendo un piccolo negozio nel nostro spazio in montagna, una piccola casetta di legno dove venivano le persone a comprare nel weekend, abbiamo capito che questo non rispettava fino in fondo quello che desideravamo fare, perché significa raccogliere, aspettare che qualcuno arrivi a comprare, richiamando in qualche modo appunto e accogliendo anche le persone che arrivano, però poi quello che non è venduto va sprecato, come vedevamo anche prima. Abbiamo deciso che questo non faceva per noi e quindi abbiamo inventato, ci siamo messi a proporre un servizio in abbonamento, per cui ci sono dalle 30 alle 50 famiglie che si abbonano per al minimo un mese. E questo ci permette di sapere esattamente quanto coltivare, perché sappiamo quante famiglie serviremo in una stagione, sappiamo quando raccogliamo e quando consegniamo. Ci permette di consegnare un prodotto freschissimo, che non è restato in cella per settimane come quello che si trova normalmente. Ci permette quindi di avere rispetto oltre che dell'ambiente naturale anche delle persone che poi andranno a mangiare quello che noi coltiviamo, è quello esattamente che vorremmo mangiare noi. E appunto questo servizio in abbonamento permette di evitare completamente lo spreco. Per quanto riguarda la ricerca, noi siamo sempre stati appassionati di ortaggi particolari, varietà insolite, curiose, per cui oltre a cose normali, diciamo, proponiamo ai nostri clienti ortaggi che vengono molto bene qui, devono appunto adattarsi al luogo in cui siamo, per non mettersi a fare i pomodori a dicembre e dover scaldare delle serre e inquinare. Facciamo ad esempio 30-40 tipi di zucche. Facciamo delle rape che sono buonissime. Le rape fanno sempre inorridire tutti, ma sono buonissime. Le carote colorate, cose particolari. E questo sta tutto all'interno di una ricerca che noi abbiamo fatto. Ci siamo resi conto che per uno stile di vita che facesse bene a noi, ma che facesse bene anche che fosse sostenibile per il pianeta, un'alimentazione a base vegetale è fondamentale. Per cui ridurre il consumo di proteine vegetali, aumentare ridurre il consumo di proteine animali, aumentare quelle vegetali e nutrirsi appunto di più di vegetali. È chiaro che se uno è abituato a mangiare carote, zucchine lesse, non pensa di poterne mangiare più di tante. Invece, il lavoro che cerchiamo di fare è di raccontare, di portare in tavola alle persone che ci conoscono qualcosa di veramente interessante. Queste varietà particolari non sono solo un vezzo, sono proprio un modo, di godersi questa alimentazione, quindi di renderla più possibile nella quotidianità. Infatti poi accompagniamo queste verdure con delle ricette, per non lasciare uno da solo davanti a una barbabietola e non sapere cosa fare. Raccontiamo con lui esattamente che cosa si può fare, in modo che sia una cosa veramente più sostenibile, per tutti. Bene. Grazie. Grazie Maria, ti chiedo, ti faccio un'ultima domanda. Sì, ti faccio un'ultima domanda, che è la domanda che fa un po' da filo rosso al nostro festival. Quali sono, secondo te, le azioni e dei gesti concreti che possono contribuire perché il mondo sia un po' più di tutti, a partire ovviamente dalla vostra esperienza? Dunque, io ci tengo a dire questo, che quello che noi facciamo non pretendiamo che sia una cosa innovativa, dire abbiamo fatto una grande scoperta, ce l'abbiamo solo noi, come coltiviamo noi non coltiva nessuno. Non è una cosa unica ed esclusiva, è una cosa molto semplice. Si tratta di coltivare in modo molto semplice. Una famiglia che coltiva per altre famiglie, non è una cosa incredibile, però non è scontata. È semplice ma non scontata, come tantissimi gesti, per dire il buon vicinato. È una cosa semplice di cui tutti sentiremo il bisogno, ma non è una cosa scontata, non è così nel mondo che si vive normalmente.
per questo non pretendiamo neanche di dire su larga scala, su scala mondiale, tutti devono coltivare in questo modo, perché probabilmente non è sostenibile per sfamare il mondo, ma è proprio un'idea, è un seme, è un modo di porsi che può essere preso in grandi aziende agricole, come idea appunto, oppure anche in aziende che non c'entrano niente con l'agricoltura, ma è proprio un approccio, è diciamo che quello che ci rende molto fieri anche del nostro lavoro è vedere il rimando di tante persone che sono provocate da questo modo di agire, di muoversi. Bene, grazie, grazie Maria per questa esperienza di vita che ci hai raccontato, davvero in ascolto della natura, in ascolto della terra, con rispetto e senza sprechi. Passo la parola subito ad Alfonso per l'ultima Fast Conference. Sì, grazie Sor Valeria. Accogliamo subito il nostro amico Pasquale Calemme, che è nato e vive a Napoli, è presidente della Fondazione San Gennaro, che attraverso la cooperativa Mille Piedi e altri partner ha dato vita a un'importante iniziativa, cioè la Scuola del Fare, per il contrasto alla dispersione scolastica e al fallimento formativo degli adolescenti. Benvenuto Pasquale. Buonasera a Te la tutti, un parola. saluto a tutti i partecipanti. Sì, noi passiamo subito alla Beh, prima domanda. Parlando di sì. economia gentile, quale contributo può offrirci la tua esperienza testimonianza proprio della Scuola del Fare, come recupero dei giovani dalla dispersione scolastica? Ma è un discorso abbastanza semplice. L'anno scorso avete già ospitato i giovani della cooperativa La Paranza, che sono, diciamo così, accompagnati da Fondazione San Gennaro. Nel rione Sanità, alcuni giovani sono stati inseriti lavorativamente attraverso l'utilizzo di beni artistici e culturali come le catacombe di San Gennaro. Incontrando giovani e spendendoci in educazione, ci rendiamo conto che la cosa più importante è accompagnarli verso l'autonomia. Verso l'autonomia, che significa la capacità di poter scrivere un progetto di vita e la capacità di provvedere a se stessi. E in una terra dove il bisogno di lavoro e di competenze è una fame più grande di quella del cibo. E quindi l'idea è stata quella là di lavorare in formazione insieme ai Salesiani di Napoli, a una fondazione milanese che si chiama Fondazione Riva, a un'altra associazione che si chiama IF, Imparare Fare, che si occupava già di autoimprenditorialità dei giovani. Abbiamo messo su un progetto che abbiamo chiamato Scuola del Fare, cioè poter instaurare dei percorsi di formazione professionale che potessero rilasciare delle qualifiche riconosciute e che potessero insegnare veramente un mestiere come obiettivo primario, ma insieme a questo con l'obiettivo di poter accogliere dei ragazzi che la scuola ha espulso o che non si sentono portati a un percorso classico di istruzione e che però hanno comunque un'intelligenza, anche se un'intelligenza pratica nelle mani e possono avere l'occasione di diventare delle persone mature, delle persone responsabili, autonome e capaci di provvedere a se stesse e al proprio progetto di vita. Questa è stata un po' l'idea, fondamentalmente detta in breve. Sì, Pasquale, se posso Riteniamo, se aggiungere. posso aggiungere, Sì. che contribuire a un'economia gentile significa ritornare alle persone. Per noi è significato ritornare alla vita di ragazzi magari ritenuti difficili e puntare su di loro, puntare attraverso un'accoglienza vera, un'attenzione costante, un accompagnamento a 360 gradi e un aiuto ad inserirsi in un complicato mondo. E che è quello in cui noi viviamo, in cui innovatività, competitività a volte invece dimentica le persone. Sì,
Mi verrebbe quasi da dire che è la rivoluzione dell'educazione, no? Cioè dove la persona è al centro, quindi la cultura e la cura della persona dovrebbe essere, speriamo che nel futuro lo diventi davvero, la carta vincente per recuperare questi ragazzi. Ma se dovessimo racchiudere la tua esperienza in tre parole chiave che tu ci hai detto, condividere, accogliere, accompagnare. E ci aiuta a inserirle proprio nel contesto del tuo impegno sociale pastorale? Beh sì, perché innanzitutto bisogna condividere. Nel momento in cui tu inizi la vita di un giovane, di un adolescente, devi accoglierlo, che significa entrare in relazione con lui e non puoi prescindere dal suo vissuto. Questi giovani, giovanissimi, sono giovani della periferia, sono giovani con figure genitoriali assolutamente per la maggior parte non significativi. Sono schiavi di una cultura che non accetta la diversità, che a volte è scesa a compromessi con la violenza. Sono in un carico, diciamo già carichi di un sovraccarico di ingiustizia che li porta ad una grande sfiducia nei confronti delle istituzioni e del futuro. Allora, accogliere significa innanzitutto condividere, porsi una domanda su tutto questo. Poi significa accompagnare, perché non puoi pensare di fare la scuola, non puoi pensare di trasferire delle nozioni o anche di insegnare delle pratiche. Devi, in un certo qual senso, accettare la sfida di entrare in una relazione emotiva di grande impatto, e cioè raccogliere la loro fiducia, dare fiducia. E entrare in una relazione che possa aprire una crepa per poter riscrivere un progetto che a partire da questo accompagnamento possa essere un trampolino verso il mondo. Senza accanimento, le esperienze che abbiamo ascoltate spingono tutti verso un accogliere che diventa però capacità di essere autonomi e protagonisti. Queste sono un po' le parole chiave. Lo facciamo in una scuola che abbiamo voluta bella, perché le scuole sono brutte, sono fatiscenti. Abbiamo fatto un grande investimento anche attraverso chi ci accompagna in una scelta di grande bellezza. L'abbiamo voluta molto dotata, l'abbiamo voluta con dei giovani educatori, formatori che fossero già esperti nel rapporto con ragazzi difficili, insieme ad essere dei formatori preparati nelle proprie materie. Lavoriamo come una comunità educante che si prende a cuore personalizzando il percorso di ciascuno e lo facciamo in un grande lavoro di sinergia anche col mondo imprenditoriale e aziendale del nostro territorio. Perciò la scelta di fare meccanici e operatori logistici, visto che a Napoli entrambi questi settori sembrano avere un futuro di crescita e quindi anche di lavoro. Ci viene subito in mente la pandemia, no? Siamo ancora in questa fase critica. È stata certamente devastante per tutti, tutti i settori, tutti gli ambiti. Ha destabilizzato tante persone. A tuo avviso, quanto ha influito su questi giovani già provati e quale percorso di via d'uscita può esserci? Beh, bisogna dire che proprio in questi giorni sono note ricerche statistiche di quanto questo evento della pandemia abbia inciso fortemente sulla preparazione, sulle competenze dei giovani che già normalmente, diciamo, fanno dei percorsi, diciamo, istituzionali. Va bene? La didattica a distanza, la mancanza delle relazioni. Questo a livello mondiale, anche a livello italiano, è un dato di fatto. A livello dei giovani che conosciamo noi, che incrociamo noi, lì dove la mancanza di dispositivi, case non adeguate, 4-5 figli per casa, non è stato certo un periodo difficile. Noi abbiamo tentato a tutti i costi di non spezzare il legame, avendo molte attività laboratoriali. E abbiamo sfruttato il fatto che i settori professionali non erano fermi e quindi i laboratori potevano funzionare e abbiamo fatto di tutto perché
questi giovanissimi potessero continuare a venire nelle nostre attività per le attività pratiche e per evitare che spezzassero continuamente diciamo, per un po' di tempo il legame. Alcune cose si sono fatte a distanza, ma mantenere il contatto vivo e seguirli è stato per noi la strategia unica per poter mantenere un percorso che sia significativo. Lì dove non potevano venire loro da noi, ci siamo dotati di educatori e tutor che potessero raggiungere loro e le famiglie direttamente, perché non possiamo prenderci il lusso di sprecare l'occasione di questi anni fondamentali della loro adolescenza. È d'obbligo anche per te la domanda, filo rosso del nostro festival: in che modo gesti e azioni concrete possono contribuire perché il mondo sia un po' più di tutti? Ecco, in questa la riteniamo un po' una domanda centrale perché ci aiuta a rilanciare quello che poi è un po' l'idea del festival, no? Dell'economia gentile. Ecco, cosa ci puoi dire in Beh, merito? la prima cosa che mi viene è che bisogna un po' sconvolgere una certa idea di equità, cioè non si può fare parti uguali tra disuguali, avrebbe detto Don Milani. Dobbiamo investire di più su chi ha avuto di meno. Bisogna fare un fondamentale e formidabile investimento in educazione e in formazione, perché altrimenti il mondo non sarà di tutti nel momento in cui a tanti mancano gli strumenti e le capacità per conoscere, comprendere e posizionare in questo mondo. Quindi, innanzitutto, un grande investimento in formazione e in educazione. La seconda cosa è quello che dicevamo prima: bisogna ritornare a pensare che formazione e educazione è una questione di relazioni tra persone. Non sono solamente delle cose da imparare o delle mentalità da acquisire, si tratta di strutturare delle persone attraverso delle relazioni significative, puntare enormemente sulla crescita non solo in competenze e in conoscenze, ma anche in strutture di persone capaci di fronteggiare la frustrazione, la capacità di riuscire a leggere i propri contesti, a superare i momenti critici, nella capacità di riconoscere le proprie qualità e i propri difetti. Queste mi sembrano due cose fondamentali. Sì, grazie di questo bell'incontro. Continua ad essere un vulcano di idee per la cooperativa, per i nostri giovani, perché appunto questo seme che tu stai gettando insieme a tanti altri possa essere un fiore, no? Di rinascita nella società e nel mondo, anche e soprattutto nella città di Napoli. Grazie davvero, grazie. A te, Sor Valeria. Grazie a voi, al vostro impegno. Un saluto. Grazie. Prego, Sor Valeria. Bene, siamo in conclusione delle Fast Conference per quest'anno del Festival Francescano. Vi ridiamo appuntamento al prossimo anno, ringraziando ancora i nostri relatori per le loro esperienze di reciprocità, di attenzione, di cura, per il loro spendere la vita, per dare dignità, per dare valore a ciò che fanno e alle persone che incontrano. Vi aspettiamo il prossimo anno e vi ricordo ancora che potete trovare tutto il materiale sul sito del Festival e per chi desidera ricevere notizie dal Festival Francescano potete iscrivervi alla nostra newsletter. Un saluto da parte di tutto il Festival Francescano e al prossimo anno. Grazie Alfonso. Grazie a te, saluto a voi, grazie, grazie È partito l'applauso. a tutti. Va bene.